Nel Novecento, secolo ritenuto filosofico, è possibile cogliere i caratteri distintivi della postmodernità, dal soggettivismo sartriano che enfatizza il nichilismo morale all'immanentismo marxista con la sua esaltazione della prassi e l'attribuzione all'uomo degli attributi divini che riducono la teologia a semplice antropologia. Ma quali sono questi caratteri distintivi? La postmodernità, cioè aspetti negativi, è caratterizzato dal soggettivismo, c'è cioè un predominio del soggetto, direi addirittura dell'arbitrio soggettivo, che poi è fonte di situazioni gravemente disumanizzanti. Ci sono criteri per poter distinguere la modernità dalla postmodernità? Possiamo dire al culmine della modernità noi troviamo il pensiero kantiano e hegeliano, in cui è esaltato il soggetto nella sua dimensione trascendentale, cioè l'io, direbbe Hegel, il sé di tutti e di ciascuno. Invece nella postmodernità, dopo la critica all'idealismo, a Hegel, eccetera, rimane semplicemente il soggetto singolo e quindi l'arbitrio del singolo soggetto e quindi anche la dimensione conflittuale tra questi soggetti che seguono ognuno il proprio arbitrio. Da Hegel in poi, si dice, resta poco da salvare in campo filosofico, eppure vi sono autori contemporanei al cui pensiero vale la pena prestare attenzione. Chi sono? Kierkegaard, soprattutto con La malattia mortale, mette in luce il rifiuto dell'uomo della dimensione creaturale, che è malattia mortale, che è il rifiuto del... Però ci sono tanti altri autori, diciamo, Spemann, questo filosofo tedesco, e poi anche degli italiani come Del Noce, Fabbro e tanti altri anche. Se questa è, come in effetti è, un'epoca in cui è importante ricostruire un atteggiamento speculativo vero, onesto e autentico, è di conforto ed è vitale sapere come non si debba ripartire da zero, sapere che vi sono autori da cui è possibile ricominciare per affermare non una verità, bensì la verità.